Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Orietta Berti è un nome conosciuto praticamente da moltissime persone. Cantante, attrice, presentatrice TV, la sua carriera è, ancora oggi, molto attiva e seguita da milioni di fan. La sua vita è costellata di premi ed ha venduto più di 16 milioni di dischi. Vince 5 dischi d'oro, 7 di platino e 2 d'argento e nel 2022 il Presidente della Repubblica la ricompensa con il titolo di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il grande successo ottenuto nel panorama dello spettacolo italiano è dovuto, forse, anche alla solida famiglia che è stata capace di costruire negli anni. Nel 1967, il 14 marzo, si sposa con Osvaldo Paterlini, l'uomo che ancora oggi le è accanto. Un rapporto solido molto raro in persone che appartengono al mondo della musica e della TV. Dal loro matrimonio sono poi nati 2 figli maschi. Il primogenito è Omar, nato nel 1975 e Otis nel 1980. Di Omar si conosce veramente poco. Ha scelto di stare lontano dai riflettori, ma ha ereditato dalla mamma la stessa passione che è quella della musica. Si sa solo che suona la chitarra in una band. Sembra non avere nemmeno nessun canale social e non si hanno notizie neanche che riguardano la sua vita privata. Diverso è per il secondogenito Otis. Nato nel 1980, dopo essersi laureato in scienze della comunicazione con una tesi proprio sulla storia della mamma, ha abbracciato lo sport come giocatore di basket professionista. Da qualche anno sta affiancando la mamma in veste di suo manager sostituendo il padre a causa di alcuni suoi problemi alla vista. Per Orietta l'aiuto del figlio è molto importante, tanto che in un'intervista afferma: quindi oggi tocca ad Otis, conosce l'inglese e lo spagnolo alla perfezione, e anche da un punto di vista tecnologico è molto preparato, quindi la sua presenza nel mio staff è molto importante. Otis è anche sposato con una psicologa ed assistente sociale, Lia Chiari. Insieme hanno una figlia che, indovinate un po', si chiama Olivia. La famiglia Paterlini, infatti, ha cercato di mantenere la tradizione anche con la nipotina. I loro nomi hanno tutti come iniziale la lettera O, per la quale, a detta della cantante, ha una vera e propria ossessione. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more a man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody.